Dal 5 al 22 aprile, dunque in pieno lockdown, l'Istat ha realizzato un'indagine per fotografare la quotidianità dei cittadini e per misurare anche le nostre reazioni a fronte delle misure prese dal governo in questo difficile periodo. L'immagine che l'indagine ci restituisce è un'immagine nitida di un paese coeso e compatto, come confermano i dati sui comportamenti adottati e la fiducia espressa nei confronti delle istituzioni. I dati parlano chiaro: il 91,2% della popolazione ha ritenuto utili le misure adottate dal governo per contrastare la diffusione dell'epidemia, l'89,5% le considera chiare. Abbiamo adottato e rispettato le linee guida che ci sono state fornite dal governo e dal comitato tecnico-scientifico. L'89,1% della popolazione ha utilizzato le mascherine. Chi non lo ha fatto, non lo ha fatto prevalentemente perché non ne ha avuto bisogno, non è uscito di casa o perché purtroppo non è riuscito a procurarsele. Non dobbiamo dimenticare che soprattutto nei primi tempi della diffusione dell'epidemia ci sono state difficoltà di approvvigionamento, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno. Il 92,4% della popolazione ha rispettato le distanze di sicurezza, per esempio, è riuscito a rispettare la distanza di almeno 1 metro quando era in fila al supermercato. Solo il 28% della popolazione è uscito di casa. Lo abbiamo fatto per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, andare a comprare medicine, portare a spasso il cane. Questo è un dato molto importante che ci dà la misura dell'impatto delle modifiche che il lockdown ha imposto, alla nostra quotidianità. Basti pensare che in un periodo normale, in un giorno medio, è il 90% della popolazione ad effettuare almeno uno spostamento per le più varie ragioni. Esserci spostati di meno ha fatto sì che diminuissero anche le visite a amici e familiari. Solo 2 persone su 10 hanno fatto visite ad amici e familiari e lo abbiamo fatto prevalentemente per portare loro la spesa, per fare compagnia, comprare medicine. Abbiamo fatto visita soprattutto a persone anziane, quindi abbiamo adottato dei comportamenti protettivi nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, riducendo i contatti in presenza. Questo non significa che i contatti sociali non sono stati curati, semplicemente sono cambiate le forme in cui lo abbiamo fatto. Abbiamo utilizzato i canali leciti, la maggior parte della popolazione ha aumentato il tempo dedicato alle telefonate con familiari ed amici o alle videochiamate. Qualcuno addirittura ha approfittato di questo periodo per imparare a fare le videochiamate e quindi tenersi in contatto in questo modo con i propri cari. Anche le norme igienico-sanitarie sono state rispettate. Abbiamo lavato le mani più di 11 volte al giorno, le abbiamo disinfettate in media 5 volte al giorno. I comportamenti quindi sono chiari, così come è chiara ed è forte la fiducia espressa nei confronti delle istituzioni impegnate in prima linea nella lotta contro la diffusione dell'epidemia. Oltre l'80% della popolazione esprime valori di fiducia altissimi verso la protezione civile, il personale medico e paramedico del sistema sanitario nazionale. Questa fiducia si associa e in parte spiega anche l'ottimismo dei cittadini che confidano in una soluzione della situazione epidemica, anche se c'è la consapevolezza che perché questo accada occorre del tempo. Il 79,2% esprime infatti un cauto ottimismo. Un paese compatto dunque, ma anche una famiglia molto coesa. 3 cittadini su 4 usano termini positivi per descrivere il clima familiare durante il lockdown. Buono, sereno, bello, ottimo, amorevole sono i termini più frequentemente utilizzati per descrivere il clima familiare. Il 15,6% della popolazione addirittura dice che sono migliorati i rapporti familiari in questo periodo. C'è però anche un 2,6% che li definisce peggiorati. È ovvio che questo è accaduto in condizioni familiari già difficili, in cui la convivenza forzata ha potuto esacerbare una conflittualità pregressa. In generale, però, la famiglia si è rivelata un porto sicuro, un rifugio che ha reso sostenibili i giorni difficili del lockdown, vissuti spesso all'insegna della monotonia, della noia e della preoccupazione. In conclusione, dunque,
L'indagine ci restituisce la fotografia di un paese che ha risposto, ha saputo rispondere con grande senso civico e coesione familiare a questo momento difficile. E questo è avvenuto, dobbiamo dirlo, in maniera trasversale alle varie fasce di popolazione, senza differenze significative di genere, di età, di titolo di studio, di condizione occupazionale o di residenza geografica. Possiamo dire di avere reagito con grande senso di responsabilità e coesione a questa difficoltà del momento.